Ma cosa sto leggendo in questi cartelli? Keter contro Euclid. Burlani, bentornati in un nuovo video SCP contro SCP. Me l'avete chiesto in tantissimi di portare il versus di Keter contro Euclid. E oggi siamo qui perché alla fine quello che mi dite voi dovrò farlo prima o poi. Consigliatemi ancora qua sotto nei commenti quale SCP contro SCP fare, perché settimana prossima comunque usciranno altri due video di questa serie. Ricordatevi di lasciare un mi piace. E poi voglio chiedervi un'altra cosa: volete che cambi colore per ogni serie che faccio sul canale? Beh, ditemelo subito qua sotto e ditemi secondo voi in SCP contro SCP che colore dovrei mettere, se mi piace, non so, il verde, l'arancione, rosa o anche rosse. Beh, ditemelo qua sotto voi nei commenti. Ma adesso non perdiamo tempo e entriamo subito nel vivo del video. Ho già aperto questa chest che conteneva questo libro e penna, che era ovviamente quello per salutare i burloni che all'interno dello scorso video hanno trovato l'hashtag e l'hanno scritto nei commenti. Questa volta saluto Andrea Flanagan, Martina Romina e PQ67 che hanno trovato il vero burrone all'interno dello scorso video. Trovatelo anche voi per essere salutati, ma non perdiamo tempo e decidiamo dove dobbiamo andare oggi. Sappiamo che ci sono 7 livelli e io questa volta intanto apriamo la chest, perché chissà cosa c'è. Una spada in pietra. La spada in pietra è un pochino bruttina, se devo essere sincero. Andiamo oltre, vediamo qua. Andiamo nel Keter per prima. Oh, ci sono delle porte. Sono delle porte, ok, c'è una porta, questa porta qui mi porta, ok, nel prossimo SCP che però non possiamo, quindi dobbiamo andare qua dentro, ok, c'è una chest con un piccone in ferro che mettiamo al secondo posto, e qui che cosa c'è di bello? Qua c'è un'altra cosa, oh ragazzi ci sono Eyes in the Dark, no questi sono fortissimi così, ai 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 ai, ai. Perché c'hanno gli occhi bianchi, no, di solito non si vedono gli occhi o sbaglio? Mi ha ucciso Eyes in the Dark. È stato un pochino più complicato del previsto o mi sbaglio? Ma porca miseria, guarda che mi prendono, guardate che mi prendono. Mannaggia, non posso beccarli. Ah, sono troppo forti. Allora, mi sa che questi però possono passare queste pareti. Sono quasi sicuro che loro possano passare queste pareti. L'abbiamo ucciso e ce ne sono altri oltre a questi qua. Ehi, ehi, ti prego, quanti ce ne sono ancora? Porca miseria. Allora, mangiamoci il pezzettino di carne. Immagino che questo qua intanto vada qua sopra. Che ce ne siano altri purtroppo. Ma quanti ce ne sono? Ma quanti ce ne sono? Che ne sono usciti anche questa volta due. Ne sono usciti anche questa volta due. Ok, purtroppo mi uccidono ancora. Sarà difficile completare questa missione, porca miseria. Questi Eyes in the Dark non mi piacciono per nulla, non mi piacciono, non mi piacciono per nulla. Poi con la, come faccio a ucciderli con la spada di pietra? Ok, uno l'ho ucciso, ok, ne ho ucciso un altro, va bene. Mangiamoci un pochino di carne e mangiamo anche la mela d'oro. Così almeno abbiamo anche la vita in più. Buttiamoci! Quant'è? C'è solo lui? C'è solo lui che non riesco a uccidere. Ok, posso ucciderlo easy? Perché non mi becca? Ok, l'ho ucciso facile. Ok, c'è una freccia che immagino che mi porti da qualche parte. Vediamo un po'. Spacchiamo da questa. Oh, c'è una chest? C'è una chest con la veste antifreccia. Ma che cos'è la veste antifreccia? Non l'avevo mai vista. Non c'è nient'altro. Vediamo da questa parte se c'è qualcosa. Ah, ok. È tipo la solita stanza che c'è di solito. Solo che hanno messo questa impalcatura per Eyes in the Dark. Ok, andiamo da questa parte. E il primo l'abbiamo fatto. Ed era Keter. Vediamo un po' quello euclideo che cosa può essere. Vado nell'euclideo. Vediamo un po'. Non c'è... Ok, no, c'è qualcosa. E mi ha portato in un laboratorio. Che non ricordo che laboratorio fosse. Provate a scrivere nei commenti se voi vi ricordate che laboratorio è questo. Potrebbe essere forse The Living Room. Esatto, SCP-002. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. Qua c'è una porta che si può aprire sempre. Ok, c'è della lana, c'è un po' di roba. Noi prendiamo tutto, che può sempre servire tutto. Ancora lana? Cosa ci serve la lana? Ah, la lana ci serve per fare i tappeti! Allora sì, la lana probabilmente ci serve semplicemente per poter camminare sui blocchi, perché se non vi ricordate, i blocchi che ci sono in questa stanza ci fanno cadere, ci risucchiano tutto. Io ne ho già fatte 20 di tappeti e vediamo un po' che cosa ci sarà qua dentro. Mangiamo un attimino. Ok, e vediamo un po' cosa c'è qua. È già stata aperta intanto questa porta. C'è una freccia. Ok, avviciniamoci un pochino. Ci sono già delle cose che noto con piacere. C'è una chest qua intanto. Apriamo la chest. La gambiera robusta. La gambiera robusta la prendo più che volentieri. Ok, abbiamo poco cibo ragazzi, eh. Perché mi ha dato questo living room arm chair? Ok, va bene, mettiamola qua. Ok, può sempre esserci utile. E adesso tipo andiamo qua. Devo buttarmi, secondo me devo buttarmi. Uno, e due, tre, boom. Ok, dove mi ha portato?
mi ha portato, ok, dove eravamo prima, semplicemente, va bene. C'è una chest di intermezzo con la corazza robusta, che dà di più della corazza veste antifreccia, perché questa, vedete, da 2,8, questa da 3,10, ottimo, va bene. Andiamo qua dentro, vediamo che cosa c'è. Boom! Keter, ossia ho scelto di andare nel Keter. C'è una chest con Swamp Water Secchio, ok. Ok, non so cosa voglio dire, ma noi ce li prendiamo. E dei blocchi. Vabbè, prendiamo tutto noi. Intanto quello che ci può servire è questo. Vediamo chi che c'è. No! No, 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 no. Ok, non mi fanno... No, mi fanno danno, sì. Allora, ok. Mi avete detto tutti di non uccidere questi SCP qua, perché è inutile. Cioè, moriremmo e basta. Quindi dobbiamo trovare un modo per salvarci. Probabilmente mettere l'acqua era quello che voleva darci lui. Cioè, darci... aiutarci a fare qualcosa. Mi sa che sono riuscito a fare qualcosa, però sono bloccato, sono bloccatissimo, ok. No, in realtà devo metterli tutti nello stesso punto e poi chiudermi in qualche modo. Ok, potrebbe essere più difficile del previsto, potrebbe essere... Io non ci sto capendo niente, cosa devo fare? Cosa devo fare? Scusami un attimo. Allora, andiamo indietro, cerchiamo di andare in un punto in cui riesco a togliere quell'acqua là in fondo. Sì, io devo togliere quell'acqua, ho fatto il danno, non dovevo metterla quell'acqua lì. Devo togliere quell'acqua lì, ce la posso fare. Mannaggia, dai che me lo fai to... Mi fai mettere un blocchettino qua, ti prego. Ok, il blocco l'abbiamo tolto. Devo portare loro nell'angolino là, quindi portiamoli easy, mettiamoli facile. Ok, questo mi fa cadere la visuale, attenzione amici. Ok, va bene, siete tutti nello stesso punto, vero? Siete tutti lì, vero? Calma, ragioniamo che cosa possiamo fare. Lui mi sposta le visuali, giustamente. Lui mi sposta le visuali e devo cercare di mettermi in un punto in cui loro non mi possono prendere. Allora, devo cercare di mettere un blocco. Dove me lo fai mettere il blocco? Vedete che non mi fa piazzare il blocco? Non me lo fa proprio piazzare il blocco. Ok, siamo riusciti a spostare anche lui. Portiamo... Oh, cavolo, è morto, ragazzi. Abbiamo Eyeball Infestation, va bene. Ok, ne ho messi altri! No, calma, ok, siamo coperti, ma cos'è che c'era in questa chest qua, vediamo, ma c'è la spada con la filatezza, ma li vado a uccidere tutti, no, non dobbiamo ucciderli, seguo il vostro consiglio, va bene, andiamo oltre. Keter o Euclid? Stavolta io andrei nell'Euclid, visto che abbiamo già fatto Keter, andiamo negli Euclid, vediamo che cosa ci troviamo di bello, ok, cosa c'è qua dentro, non c'è niente. Ma non c'è niente. Ah, ok, no, c'è una porta che non avevo visto. No, mannaggia te. Allora, lui non dobbiamo cercare. Dobbiamo cercare di non ucciderlo. Facciamo così. Mandiamolo sotto se riusciamo. No, non mi guardare, ti prego. Non ti ho fatto niente di male. Non ti ho fatto niente. Senti, uccidiamolo. Hai rotto. Oh, andiamo qua dentro. Va bene, ragazzi. Ci farà un po' di danno, fa niente. Ma questo... Questo è il laboratorio del dottore della peste. Ma ciao, dottore della peste. Ehi, non mi far danno, che sennò mi dai veleno. Non mi dia veleno gentilmente. Ok, quasi mi dava veleno. Vediamo cosa c'è qua dentro. Un elmetto in diamante e un po' di carne, che va bene. A noi ci fa sempre bene la carne. Ok, è più complicata del previsto questa sfida. Ok, adesso abbiamo Eyeball Infestation fra poco. Andiamo oltre. Io direi di andare di nuovo in Keter. Vediamo cosa troviamo. Sarebbe bello trovare qualcosa di particolare, no? Rispetto a quelli che stiamo trovando adesso. Oh, quanti sono? No. Ma questi mi uccidono. Ok, sono vivo? Non ci credo, sono vivo. Va bene, mangiamo, prendiamo la mela d'oro. Ma quanti ce n'erano lì dentro? Questi sono i 20... 43, 20, 41, 20... 20, 43, lo sapevo. Ok, sono tantissimi. Forse questa cosa non è stata una cosa buona. Ok. Sì, sono morto. Ragazzi, purtroppo sono morto. Ehi, voi! Ok, ne era rimasto solo uno. E noi siamo morti al pelo, ragazzi, mi state dicendo. Qua ce ne sono ancora, sì, ce ne sono ancora parecchi. Calma, li uccidiamo tutti. Dovremmo uccidere tutti con calma. Ok, ultimo, mela d'oro, sono vivo? Ok, sono vivo, va bene. Vediamo che cosa c'è in questa chest. Mela d'oro e gli stivaletti robusti, va bene, ottimo. Benissimo, adesso non me ne frega niente, vado negli Euclid. Quelli Keter mi hanno un po'... Cosa sta... No, ragazzi, non posso credo entrarci in questa stanza. Muoio a prescindere. No, guardate, è tutta piena di quadri! E come faccio io? Ok,
Ok, fermi, non devo guardare. Ma non posso, ragazzi, non posso non guardare. Ma quanti quadri c'erano? Sono tornato, ragazzi, devo togliere un angolo. Devo liberare un angolo con calma. Ci sono un sacco di quadri, ragazzi, Ok, calma, devo fare un angolo alla volta. Sono ancora vivo per adesso. Ok, sono vivo. Mangiamo una mela d'oro, va bene. Mi sta dando veramente tanti effetti brutti. Ma puoi fare una cosa così brutta? Questa è veramente terribile come cosa. Gigi, veramente, potevi fare tutto ma non questo. Potevi fare veramente tutto ma non questo, Gigi. Questa cosa è veramente terribile. Ok. Ce ne mancano veramente pochi. Facciamoli tutti veloci. No, che muoio adesso. Oddio. C'è solo gli ultimi due? Ok, li abbiamo tolti tutti. Mannaggia te, Gigi. Ma puoi fare una cosa del genere con tutti questi quadri? Una spada di telechile? Cosa me ne faccio, sinceramente? Perché ho ansia? Perché la porta Keter non esiste? Non so perché mi immagino che ci sia la Bloodstone di qua. Non so perché, ma avere ansia così a caso... guarda, non l'avessi mai detto, ragazzi. Ok, dobbiamo entrare qua dentro. Non credo faccia danno. Va bene, dobbiamo spaccarle tutte queste qua, ragazzi. Sono staccabili, sì. Va bene, ma non mi sembra che sia finita qua. Mi sembra di aver visto qualcosa. C'è un'altra porta. Non mi piace. Per niente mi piace questa cosa, perché mi porta dalla parte Keter, mi obbliga a fare sia Keter che Euclid, e questa cosa non è per niente bella, anzi è terribile come cosa. Quindi spacchiamo un po' tutto, e mi sembra che le Bloodstone le abbiamo prese tutte, e dovrebbe finirmi tutto l'effetto, vediamo. Ok, è finito l'effetto, ottimo. Qui ci sono delle mele OP, mangiamola perché potenzialmente potrebbe esserci un SCP straforte qua. Mettiamoci la telekill al primo slot e apriamo, anzi facciamo una cosa. Spacchiamo la porta. Mi sembra la cosa migliore. Vediamo cosa c'è. No! No, ragazzi, ho capito perché. Sei uno schifezza, Gigi. Sei una schifezza. Fai schifo, Gigi. Gigi, sei terribile. Gigi, sei veramente terribilissimo, sei. Gigi, sei terribile. Ragazzi, guardate che SCP ci ha fatto mettere. Questi sono stradifficili da battere. Ecco perché c'è anche la mela OP, quella fortissima. Dobbiamo spaccare questo. Vediamo se riusciamo a spaccare tutto. Aspetta, devo mangiare la mela. Mangiamoci la mela che tanto ne ho 6. Va bene. Ok, vediamo se riesco a spaccare anche quello. Sì, ho spaccato tutto e ho un sacco di SCP che mi seguono. Ok, vi uccido tutti! Alla fine! È la fine per voi! SCP, è la fine per voi! Fermi tutti! Aiuto! C'è qualcosa che mi sta beccando che non sembra essere un SCP. Ok. Fatti tutti, ragazzi, e stiamo salendo quasi al 122esimo livello. Anche questa sfida l'abbiamo portata al termine. Non credevo di potercela fare, ma ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, lasciate un mi piace, un commento. Ci vediamo domani alle 19 con un nuovo video. E ricordatevi, niente, ciao.